Buongiorno a tutti, mi chiamo Mirko Govi, siamo al Lago Borghese, a Monsulmano, provincia di Pistoia. Siamo in una fase di bagnamento dei pellet di Ringer 2 mm micros naturali e 2 mm all'Hollywood. In questo modo vi faccio vedere esattamente le dosi dell'acqua che consigliamo di inserire all'interno. Apriamo il micros da 2 mm. Questa è una confezione intera da 900 grammi. Come vedete, questa è una bottiglietta d'acqua da mezzo litro. La versata tutta in una volta. In questo modo. Dopodiché mi si dà una semplice mescolata. Ecco qua. A questo punto il pellet è sufficiente lasciarlo riposare dai 40 ai 50 minuti. L'unica cosa importante è mescolarlo, una semplice mescolata dopo circa 10-15 minuti dalla prima volta che abbiamo inserito l'acqua. Questo è il micros 2 mm naturale, mentre invece per bagnare il 2 mm dell'Hollywood è una dose d'acqua leggermente diversa. Questo è sempre mezzo litro. La dose dell'acqua è leggermente minore, quello che consigliamo noi è un massimo di 350 ml. Ecco, questo è quello che lasciamo come quantità, anche qua consigliamo con una mescolata. E in questo momento anche l'Hollywood da 2 mm nell'arco di 40-50 minuti sarà pronto. Tra il micros da 2 mm e l'Hollywood da 2 mm c'è una grossa differenza, che è questa. Il micros, una volta finito tra i 40 e i 50 minuti, è pronto e durante la gara non avrete assolutamente bisogno di bagnarlo. Mentre invece l'Hollywood, essendo composto anche di sali all'interno, lui si tenderà ad asciugarsi. A quel punto lì vi dovete semplicemente inumidire la mano così durante la gara e tenerlo mescolato senza mai aggiungere l'acqua, solo con la bagnatura di una mano e basta. Ecco a voi le due bagnature dei due micros di Ringer.